Sono state approvate oggi le nuove tariffe per il quadriennio 2016-2019 con un balzello del 5,76%. Oltre all'aumento tariffario, il consigliere, Costa sottolinea che è appunto un aumento con il sapore della beffa. Perché? Perché siamo di fronte appunto all'ennesima beffa per i cittadini che si trovano a dover far fronte a costi maggiori, a bollette sempre più care, motivate dal fatto che questo rincaro dovrebbe andare a coprire degli investimenti da fare sul territorio. Io in realtà ho sempre contestato in passato, peraltro già altre volte ci sono stati molti aumenti sulle bollette, perché ritengo che gran parte di quegli interventi, di quegli investimenti previsti, poi di fatto non si sono realizzati sul territorio. Allora credo che sarebbe stato molto più serio e molto più responsabile restituire ai cittadini quello che non è stato fatto sul territorio, non continuare a chiedere ai cittadini un sacrificio di pagare per colpe che non hanno, perché certamente a mio avviso la responsabilità stanno in chi governa, in chi ha gestito l'autorità d'ambito, a chi doveva fare gli investimenti, a chi doveva gestire tutta la partita dell'idrico nella nostra provincia. Si parla però di investimenti di circa 36 milioni di euro. Ma si parla sempre di investimenti, ma io mi pongo una domanda: ci sono migliaia di cittadini che nella nostra provincia da anni pagano il contributo per la depurazione? E beh, talvolta lo pagano anche in realtà dove il depuratore non c'è neppure. Credo che sia giunto il momento, soprattutto in un momento di difficoltà come quello che stanno attraversando la famiglia, credo che si dovrebbe fare di tutto per evitare altri aumenti e altri rincari. E prendo atto invece che qui si continua sempre nella solita deruzione, scaricando appunto sui cittadini responsabilità che non hanno e scaricando sui cittadini ulteriori costi. Oggi la maggior parte dei sindaci della Val di Vara ha votato in modo contrario o almeno si è astenuto a questo aumento tariffario. D'altronde anche lei a suo tempo aveva sempre votato in maniera contraria. Ma io mi sono sempre opposto a questi aumenti per i motivi che ho appena detto, perché sono sempre stato consapevole che c'era bisogno di un procedimento inverso. Non si può partire da un piano degli investimenti e scaricare tout court il costo sui cittadini. Forse bisogna partire da quello che si può gravare sulle famiglie e da lì desumere un piano degli investimenti, quindi un percorso al contrario. Per quanto riguarda la Val di Vara, è un territorio certamente ricco di acqua e non si capisce perché i costi devono continuare ad aumentare. Io credo che veramente viviamo in una realtà dove, a fronte di un servizio che non è tra i migliori, di contempo, contestualmente, dobbiamo pagare le bollette tra le più care d'Italia.